insomma, in ogni caso, io ho ricevuto le minacce, l'odio, gli insulti, le offese più brutte che io abbia mai ricevuto nella mia vita. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video che stanno facendo un po' tutti gli youtuber americani che seguo, ma il primo che ho visto farlo è stato James Charles. Ed è un video che per me sarà abbastanza antipatico da filmare, difficilino, perché andiamo a giudicare i momenti discutibili della mia carriera da youtuber. Come sapete, sono su YouTube, sono su questa piattaforma ormai da oltre 11 anni, perché sono stati 11 anni a settembre, quindi tantissimo. Molti momenti in cui mi si è rivoltato contro il mondo, praticamente, sicuramente lo saprete, quindi andiamo a vederli assieme. Ho 5 opzioni di risposta. La prima è Yes Queen, che parla da sé. Poi lo rifarei subito, quindi non è la cosa più stravolgente di questo mondo, però lo rifarei. 3. Insomma, nel senso né positivo né negativo, ok? Ma anche no, quindi se non l'avessi fatto sarebbe stato meglio. E poi l'ultima, mi autocancello, quindi qualcosa che proprio non avrei mai dovuto fare. Primo momento super discutibile della mia carriera di YouTuber è stato quando ho filmato e pubblicato successivamente il video Black Swan. Questo è un video che risale al 2012, ok? Quindi sto parlando di secoli fa, ma era stato fatto, l'avevo fatto veramente male, mi era riuscito veramente male e non so nemmeno perché nel montaggio io non abbia deciso di scartarlo direttamente, ma l'abbia caricato comunque. In molti mi hanno fatto notare che era terribile e ho deciso di renderlo privato. Non subito, quindi commentate se l'avete visto. E il mio commento sarà: ma anche no, nel senso che poteva essere peggio, ma anche no. Altro momento super discutibile della mia carriera è stato sicuramente questo video, Outfit o Haul, che risale al 2013. E questo video non mi ricordo se era in collaborazione, mi avevano spedito dei capi, insomma, che erano palesemente fake, ma io non mi intendevo assolutamente dei brand che avevo fatto vedere, quindi non sapevo neanche che fossero dei fake di marchi più famosi. Insomma, è stato veramente. Non ha ricevuto neanche tantissimo hate, stranamente, questo video, ma io mi sono profondamente pentita e vergognata di averlo fatto, è ancora lì, è ancora pubblico sul canale, ma non sono sicuramente contenta. Tra le 5 scelte sono un po' indecisa tra insomma e ma anche no. Diciamo insomma, dai, perché alla fine non l'avevo fatto con l'intento, cioè non avevo la più pallida idea, comunque le cose mi piacevano, penso che il video sia anche uscito carino, però non lo rifarei, quindi insomma. Altro momento molto discutibile della mia carriera, se non il più discutibile della mia carriera, è il video 10 trucchetti per dimagrire che nessuno conosce. Allora, questo video risale al 2016 e io l'avevo fatto con tutte le più buone intenzioni e pensando di dare dei consigli che onestamente sono consigli molto molto ingenui, molto semplici, però mi è stato detto che alcuni, io questo video l'avevo fatto per persone in sovrappeso che per la loro salute devono perdere peso, ma mi è stato detto che per chi ha dei disturbi alimentari può essere meglio non dare questi consigli, quindi io non avevo ben capito perché io l'avevo fatto con un buon intento, però ho ricevuto un sacco di insulti dopo quel video, quindi se devo dare un ranking e dare una risposta, direi penso che mi autocancello sia la cosa più giusta da dire in questo caso. Quindi non rifarei quel video assolutamente. Se ancora non avevo chiesto scusa per averlo fatto, vi chiedo scusa, perché non penso sia stata la cosa più geniale da fare, onestamente. Altro momento molto discutibile della mia carriera, altro video, maschera fai da te al carbone. Allora, questa maschera fai da te al carbone, io avevo trovato la ricetta su internet e per funzionare funziona alla grande, però uno degli ingredienti è la colla vinilica, quella che si appiccica, è la vinilica, mi sa di sì, quella che si appiccica e poi si toglie tipo peeling, ok? Ovviamente non è tossica, però il fatto che non sia tossica e il fatto che questa ricetta si trovi ovunque su internet, ovunque su YouTube, non significa che necessariamente sia una cosa positiva andarsela a mettere sul viso. L'ho fatto, io la pelle è super sensibile, non mi è successo nulla, però in ogni caso non penso che il messaggio sia stato proprio ideale da dare, nonostante il video abbia avuto un successone perché è del 2016 e siamo a 1.600.000 visualizzazioni. Non so se lo rifarei perché su di me, ok, posso giocare con la mia pelle, eccetera, però consigliare magari agli altri di farlo, o non mi ricordo se in quel video avessi detto non rifatelo, non fatelo a casa oppure no, però è una cosa appunto che io posso fare come cavia, ma che non dovrei consigliare a nessuno, e quindi tra le 5 scelte, anche qua direi
ma anche no. Altro video super discutibile è stato quando ho filmato la Polish Mountain, perché sono stata attaccata tantissimo per aver sprecato moltissimo smalto, perché in questa Polish Mountain sono andata ad applicare, non so, 100 strati di smalto, una cosa del genere, avevo tipo tutte le unghie con questa torre di smalto su, e quindi appunto me ne hanno dette di ogni per aver fatto quel video. È stato un po' uno spreco se la vediamo così, però d'altra parte quel video ha intrattenuto un sacco di persone, ha divertito un sacco di persone, me per prima, quindi nonostante abbia ricevuto un sacco di hate per quel video, per me tra le 5 yes queen, perché mi sono divertita un sacco, ogni tanto vado a rivedervi il risultato e ogni tanto vorrei anche rifarlo, però è stata una cosa estenuante, ci ho messo tutta la giornata. Altro momento discutibile e per cui ho ricevuto un sacco di hate è quando ho deciso di unire tutti i miei rossetti preferiti, li ho sciolti in un pentolino e li ho uniti in un unico rossetto Frankenstein, che è uscito bellissimo, ragazzi. Comunque mi sono arrivate un sacco di critiche per questo video, mi hanno detto che ho rovinato rossetti bellissimi, però onestamente mi sono divertita tantissimo a registrarlo, e il rossetto che ho creato in quella giornata, anche se un po' ne è andato sprecato, però il rossetto che ho creato in quella giornata l'ho usato poi per anni e mi era piaciuto un sacco. Quindi la risposta che darò è: sono indecisa tra yes queen e lo rifarei subito, ma direi lo rifarei subito perché non è stata la cosa più figa del mondo, però mi sono divertita un sacco. Altro momento discutibile, che per me non è discutibile in realtà, ma mi è arrivato un sacco di hate, un sacco veramente di insulti di tutti i tipi, quando ho fatto il video mi trucco con i prodotti da 99 centesimi, e mi ricordo che c'è stato un polverone perché avevo menzionato che non mi fidavo tantissimo di quei prodotti. Ma io non mi fidavo tantissimo di quei prodotti non per il costo che avevano, perché Essence ad esempio costa praticamente uguale, cioè pochissimo, però le cose sono di ottima qualità, mentre i trucchi degli store 99 cent, io personalmente, non sapendo bene gli ingredienti, non si sa bene la provenienza, non mi fido tantissimo. Ma questa mia idea appunto del fatto che fossero trucchi non di qualità non veniva dal prezzo, ma semplicemente dal tipo di negozio. Ecco, mi fido molto di più di un brand come Essence, Catrice, Kiko, che sono tutti low cost, però hanno, si sa la provenienza, si conoscono gli ingredienti, sono marchi che conosciamo molto bene. Quindi quel video mi è dispiaciuto, perché in realtà ha avuto anche un super successone, perché ha oltre 1 milione di visualizzazioni, però non mi sono goduta tantissimo il successo di quel video, perché veramente mi è arrivato, cioè mi hanno detto di tutto. Io però, se dovessi scegliere tra le 5 risposte, io direi yes queen, perché mi sono divertita un sacco a provare quei prodotti, mi sono divertita un sacco a registrare il video, quindi yes queen. Altro step super cringe della mia carriera, è un po' il primo di tanti video del genere, penso sia stato il primo proprio questo, è il video "Non posso andare avanti così" del 5 febbraio 2018, in cui nell'anteprima si vede che insomma ci sono io disperata che piango perché ero super spaventata, eravamo, cioè stavo volando, non mi ricordo, ma so che ero in aereo ed ero terrorizzata, mi sa che stavo tornando dalle Maldive ed era il primo dei due voli ed ero terrorizzata perché c'erano delle turbolenze che io non avevo mai sperimentato nella mia vita e avevo già volato tanto nel 2018, quindi so che cosa sono le turbolenze, ma come quella volta non mi è mai capitato e non mi è mai ricapitato, tra l'altro erano fortissime, tipo quelle cose da film che tu ti ritrovi in quella scena e dici oh mio Dio, è il mio momento, è arrivato, cioè oh mio Dio, quindi è stato terribile. Però ho ricevuto un sacco di backlash, diciamo, un sacco di, mi hanno preso in giro tantissimo, mi sono beccata un sacco di hate anche qua, perché ho fatto vedere, non lo so perché, perché ho fatto vedere, sì è cringe perché se guardo l'anteprima ovviamente è cringe, perché ci sono io tipo ah, però è un momento di vita vera, cioè io ho tirato fuori la videocamera perché era l'unica che poteva aiutarmi per stare un po' più tranquilla, perché almeno parlavo con qualcuno, perché tutti stavano dormendo e per me era un momento di panico totale, ok? Quindi sì, in tanti mi hanno accusato di aver fatto finta, perché se hai paura non prendi la videocamera, dipende, sì, alcuni se hanno paura non pensano alla videocamera, io in quel momento ero da sola e pensavo di tranquillizzarmi parlando con voi, perché se parlo con voi so che poi il video lo monto, quindi so che poi torno a casa, non lo so, era una sensazione, cioè era per parlare con qualcuno perché ero sola e terrorizzata. Quindi per me onestamente non è stato un momento discutibile della mia carriera, ma so che per molti è stato così. Se dovessi scegliere, non penso che sia la mia anteprima più bella sicuramente questa, se devo scegliere tra 5 risposte io direi una cosa neutra, diciamo insomma. Non mi pento di aver caricato quel video e non mi pentirò mai di
postare video in cui si vede che magari avevo un attacco di ansia o che sono stata male o che ero molto preoccupata, molto spaventata, perché questa è la vita vera e non ci sono solo cose belle nella vita, quindi è giusto che il mio canale rispecchi tutti gli aspetti della mia vita, anche questi. Altro video discutibile che ha sollevato un polverone è il video distruggo la mia boy bag del 2018, che è arrivato a 220.000 visualizzazioni, mi rendo conto in questo momento, perché all'epoca non so se ne avevo avute tantissime onestamente, e qui io avevo distrutto la mia boy bag, che era una boy bag che era palesemente finta, di gomma, non valeva nulla, e qui ho ricevuto un sacco di critiche, un sacco di insulti, perché avevo rovinato una borsa che effettivamente magari alcuni avrebbero potuto indossare. Io mi rendo conto da una parte che questo è il pensiero che si può avere, però un video in cui invito a non acquistare fake e faccio notare le differenze tra un fake e un non fake, secondo me può essere, anzi è stato utile a molte molte persone, visto le visualizzazioni, quindi onestamente io non ci ho visto niente di negativo andare a distruggere quella borsa. È stato un video che ha intrattenuto molto, che è piaciuto molto, che è stato utile evidentemente se ho fatto così tante visualizzazioni, e nonostante il hate non mi sono pentita di averlo caricato. Onestamente sono abbastanza neutra verso questo video, cioè mi era piaciuta come idea, era una cosa che non era mai stata fatta su YouTube Italia, vabbè che su YouTube America distruggono le borse Chanel vere, questa almeno era fake, quindi diciamo che a me non è dispiaciuto per niente, quindi lo rifarei subito perché mi sono divertita, l'idea mi è piaciuta, le visualizzazioni sono andate bene, quindi lo rifarei subito. Un momento super discutibile è stato questo video, vorrei non averlo mai fatto, è il titolo Bratz Look, ed effettivamente vorrei proprio non averlo mai fatto questo video, è privato perché era orribile, il trucco mi era venuto orribile, e anche qui non capisco perché nel montaggio poi non sono andata a cestinarlo definitivamente per sempre negli anni a venire. Il trucco che mi è riuscito assolutamente peggio in tutta la mia vita, in tutta la mia carriera, indipendentemente, è la cosa peggiore che io abbia mai creato, quindi decisamente tra le 5 mi autocancello. E poi ultimo momento discutibile della mia carriera è stato il corso di influencer, che io poi non ho tenuto, ma sono stata trattata sia io che la scuola di che doveva tenere questo corso, siamo stati trattati come se avessimo truffato qualcuno, mentre io dovevo tenere una giornata, un corso a Milano, ok, su come diventare influencer, mi ero preparata tutto quanto, però vabbè, ero super fiera e lo sapete, super contenta di tenere questo corso. Comunque alla fine sono stata male e l'ho annullato, nel senso che se sono stata male non sono andata a Milano e non l'ho tenuto. Io non sono stata pagata ovviamente per il lavoro che dovevo andare a fare, e la scuola ha rimborsato tutti i biglietti che erano stati venduti interamente, quindi il 100%, tutti quanti sono stati rimborsati, e anzi a una ragazza avevano rimborsato anche l'albergo 4 o 5 stelle, adesso non mi ricordo, che aveva preso per venire a Milano perché non era di Milano. Quindi la scuola non ci ha guadagnato assolutamente niente, io non ci ho guadagnato assolutamente nulla, tutte le partecipanti sono state rimborsate al 100%, ma in ogni caso io ho ricevuto le minacce, l'odio, gli insulti, le offese più brutte che io abbia mai ricevuto nella mia vita. Quindi onestamente volevo menzionare questa cosa perché è stata una cosa per cui sono stata tanto criticata, ma a me è capitato anche di dover andare ad un concerto, per esempio, più di una volta, che poi è stato annullato e mi hanno rimborsato il biglietto al 100%, e per me è andata bene così, non mi sarei sognata di andare a giudicare il cantante dicendo tu volevi spillarmi i soldi, anche perché non ci guadagna niente, cioè nel senso mi hanno rimborsato completamente. Quindi appunto questa è stata anche un po' una ricerca di pubblicità, ma lasciamo perdere, comunque volevo appunto menzionare anche questa cosa. E se dovessi dare un voto, insomma è difficile perché alla fine non è stata una scelta mia, cioè io lo volevo tanto fare sto corso però sono stata male, quindi se devo dire, diciamo insomma, perché non è stata colpa mia, non è stata colpa di nessuno, nessuno ci ha guadagnato nulla, peccato, spero di farlo in futuro, però non è né positivo né negativo. Quindi questo è quanto per il video di oggi, che spero vi sia piaciuto, mia family. Io vi mando un bacio gigantissimissimissimo, come al solito vi abbraccio, aiuto, vi abbraccio forte forte forte, stavo per tirare giù una delle due luci che ho sparaflesciate in faccia, quindi noi ci vediamo domani, vi aspetto sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.